Ciao a tutti, ancora serie numeriche al variare del parametro. Supponiamo di avere una somma per n che va all'infinito di n alla alfa più 8 alla, più n, chiedo scusa, alla 8 meno alfa diviso tutto fratto 3n sesto meno 2 seno di n. Ripeto, n alla alfa, la successione con n è n alla alfa più n alla 8 meno alfa fatto 3n alla sesta meno 2 seno di n, con alfa che è un reale, quindi senza vincoli, che va da meno infinito a più infinito. Studiare il comportamento di questa serie al variare del parametro alfa. In questo caso abbiamo un n all'alfa dal punto di vista della gerarchia degli infiniti, un altro n all'alfa, un altro n all'alfa e un seno di n che sarà assolutamente trascurabile al denominatore, visto che è una funzione, una successione numerica limitata, sicuramente quindi paragonata a questo, se ne andrà per il teorema che abbiamo già espresso quando siamo andati a parlare sulle successioni numeriche, se ne andrà sicuramente a zero, quindi sarà trascurabile. Di conseguenza possiamo fare subito un discorso riguardante il numeratore di questa a con n, e poi dopo intanto diciamo subito che, come vedete, qualsiasi sia alfa abbiamo la certezza che, nonostante il seno di n sia comunque compreso fra meno 1 e 1, qualsiasi sia il seno di n, abbiamo che il denominatore sarà comunque, visto che c'è un 3n alla sesta, sicuramente positivo, così come anche qualsiasi sia alfa, il numeratore sarà anch'esso positivo quando n è maggiore o uguale di 1, quindi parliamo comunque di una serie a termini positivi. Questo è fatto. Prima di studiare, di vedere se è verificata ed è soddisfatta la condizione necessaria, andiamo a esaminare il numeratore e vediamo cosa succede quando n va all'infinito. Notiamo che tutto si gioca su quell'8 meno n, su quell'8 meno alfa, chiedo scusa, che possiamo dire dunque che il numeratore può essere di tre tipi. Allora, può essere sicuramente del tipo circa pari a n all'alfa, sicuramente se alfa risulta essere maggiore di 4. Infatti, notiamo subito che se alfa è 4, viene 8 meno 4, 4, quindi un n quarto più n quarto. A questo punto, questo qui sarà un infinitesimo di ordine, un infinito che scusa, di ordine superiore rispetto a n alla 8 meno alfa, solamente se alfa è maggiore di 4. Infatti, come vedete, se alfa è 5, verrebbe un 8 meno 5 che è 3, e questo risulta essere 5. Quindi risulta essere un n quinto più un n cubo, quindi n cubo se ne va a 0, è trascurabile come infinito rispetto a n quinto. Quindi se alfa è maggiore di 4 viene n all'alfa, viene appunto 1, 2n alla quarta. Se alfa è propriamente uguale a 4, visto che ripeto, se alfa è 4 viene un 8 meno 4, un n alla quarta, e prima viene anch'esso un n alla quarta, n alla quarta più n alla quarta è un 2 volte n alla quarta. E poi naturalmente il termine sarà circa pari a n 8 o meno alfa, evidentemente se alfa è strettamente minore di 4. Il denominatore per n che tende all'infinito, anche qua possiamo fare una stima molto veloce, è sicuramente del tipo 3n alla sesta. Su questo non ci sono dubbi. Di conseguenza possiamo andare a fare un bilancio totale. A questo punto, fatto questo, possiamo dire che la nostra a con n, cioè il nostro n all'alfa più n al il nostro n all'alfa più n alla 8 meno alfa fratto un 3 n alla sesta meno 2 seno di n sarà circa pari a, vediamo che cosa, al denominatore prevale sempre e rimane sempre un 3 n alla sesta, rimane n alla alfa fratto 3n alla sesta, se naturalmente parliamo di un alfa maggiore di 4, come abbiamo visto prima, perché per alfa maggiore di 4 3n alfa e n all'8 meno alfa prevale n all'alfa. Rimane un 2 volte n alla quarta fratto 3n alla sesta quando alfa è uguale propriamente a 4, viceversa rimane un n alla 8 meno alfa fratto un 3n alla sesta se propriamente alfa è strettamente minore di 4. A questo punto chiamiamo 1, 2 e 3 queste tre diverse serie numeriche, a seconda naturalmente che alfa vada da 4 a più infinito, alfa sia 4 e alfa vada da meno infinito vada da meno infinito a 4. Quindi cominciamo con la 1,
esaminiamo il comportamento della sommatoria per n che va da 1 all'infinito di che naturalmente va fatto da 4 più infinito quando alfa è maggiore di 4 di 1, un terzo lo si può portare fuori dalla serie, 1 fratto n alla 6 meno alfa, come potete vedere, dove ho portato n alfa al denominatore, quindi ne ho cambiato il segno. La condizione necessaria vale se questo esponente qui è positivo, visto che se questo esponente è positivo viene un infinito sotto, 1 su infinito 0, quindi la condizione necessaria sarebbe soddisfatta. Quindi se 6 meno alfa è positivo, che vuol dire alfa minore di 6. La 2, stiamo naturalmente ancora, stiamo applicando per tutte e tre, stiamo vedendo se è soddisfatta per tutte e tre, per quali alfa è soddisfatta per tutte e tre la condizione di stella, tranne quella di mezzo che è 2 terzi somme per n maggiore o uguale di 1 di n quadro su n sesto di 1 su n quadro, come vedete. Possiamo già dire che per questa vale la Cn, in quanto come vedete 1 su infinito fa 0 e tra l'altro essendo una serie armonica generalizzata di tipo 1 con alfa che è 2 maggiore di 1 l'esponente di n è anche convergente. Quindi già possiamo dire che converge semplicemente a questa, quindi converge anche la serie per alfa uguale 4, possiamo dire che c'è la convergenza semplice sicuramente della nostra serie. Infine, la 3 è ancora un terzo fuori dalla serie, somme, quando n è maggiore o uguale di 1, di che cosa? Di 1 fratto, di nuovo lo scriviamo in forma di serie armonica, n alla sesta che c'è già, n alla 6 meno 8 meno alfa, quindi un n alla sicuramente 2, un n alla alfa meno 2, perché vedete alfa cambia di serie, perché passa solo da meno alfa, passa ad essere all'alfa, e 6 meno 8 è meno 2. Alfa meno 2 deve essere positivo, quindi la condizione necessaria vale. Se alfa meno 2 è positivo viene un infinito sotto, 1 su infinito 0, quindi varrebbe la condizione necessaria, quindi vale solo se alfa è maggiore di 2. Benissimo, detto questo, quindi vale per tutte e tre la condizione necessaria, per quella di mezzo vale e tra l'altro anche per alfa uguale 4 abbiamo scoperto che la nostra serie già possiamo dire che è convergente semplicemente. Chiedo scusa, a questo punto andiamo a paragonare, applicare per tutte e tre, per la prima, per la terza, per la seconda abbiamo già fatto, il criterio del confronto asintotico. L'abbiamo fatto per la seconda, abbiamo visto che converge per alfa uguale 4, vediamo per alfa maggiore di 4, che è essenzialmente il vincolo della prima. Abbiamo detto che naturalmente nella prima alfa è minore di 6, quindi sostanzialmente stiamo nell'intervallo 4. Possiamo metterci anche 4 incluso, visto perché per alfa uguale 4 abbiamo visto che c'è la convergenza. Mettiamolo alla fine, però. Adesso consideriamo l'intervallo 4 aperto, 6 aperto, tra 4 e 6, eccolo qua. E vediamo che convergerà, quindi per il criterio del confronto asintotico convergerà solamente se l'esponente 6 meno alfa è sicuramente strettamente maggiore di 1, visto che deve valere, deve essere paragonabile a una serie armonica di tipo generalizzato di tipo 1 con alfa, con l'esponente alfa del dn maggiore esattamente di 1. Di conseguenza, 6 meno alfa maggiore di 1 vuol dire meno alfa maggiore di meno 5, quindi alfa minore di 5. Ecco qui che alfa minore di 5 si trova proprio all'interno dell'intervallo 4-6. Quindi abbiamo detto che per alfa uguale 4 la serie converge semplicemente, per alfa minore di 5, quindi alfa uguale 4, alfa minore di 5, la serie converge assolutamente semplicemente, converge semplicemente. Infine, l'ultima, che è 1 su n all'alfa meno 2, la terza, quella per alfa minore di 4. E abbiamo visto che per essa vale la condizione necessaria quando alfa è maggiore di 2, quindi siamo nell'intervallo 2-4, entrambi aperti. Risulta che l'esponente alfa meno 2 di 1 su n alfa meno 2 deve essere maggiore di 1 per applicare, in quanto stiamo applicando il criterio del confronto asintotico, essendo 1 su n alfa meno 2 la nostra serie armonica, deve convergere solamente se è di tipo generalizzato con alfa il suo esponente maggiore di 1. Eccolo qua, alfa meno 2 maggiore di 1 vuol dire alfa maggiore di 3. E allora, visto che alfa maggiore di 3 appartiene proprio all'intervallo 2-4, in definitiva possiamo dire che la serie convergerà, converge semplicemente, la serie a termini positivi, se alfa è compreso, visto che vedete nell'intervallo 4-6 c'è il nostro 5, nell'intervallo 2-4 c'è il nostro 3, alfa compreso tra 3 e 5 è sicuramente la nostra condizione secondo la quale la serie converge. Andiamo avanti, vediamo un altro. Diverge naturalmente, altrimenti si può dire così, senza citare gli intervalli di divergenza.
Vediamo quest'altro. Somma per n che va da 1 all'infinito di 1 fratto. Abbiamo un n alla x più, aperta tonda, modulo di x mezzi, tutto quanto alla 8n. Anche in questo caso abbiamo qui un modulo di x mezzi, un a, che è un valore costante positivo. L'esponenziale, questo valore alla 8n, è una quantità sempre positiva. Qualsiasi sia x, naturalmente x, lo diciamo subito, è un reale. Qualsiasi sia x, quindi se x è 0 verrebbe una costante 1, se x è negativo questo termine qua se ne va a 0, se x è positivo viene un n, n quadro, che quando n è maggiore o uguale di 1 abbiamo quindi una somma di probabilità positive, 1 c'è sopra, quindi abbiamo una serie palesemente a termini positivi. Vediamo se per essa vale la condizione necessaria facendo le considerazioni che abbiamo fatto sostanzialmente per la serie precedente. Abbiamo che la nostra somma per n maggiore o uguale ad 1 di a con n è circa pari a che cosa? Vediamo subito. Sarà pari a o a 1 fratto modulo di x mezzi alla 8n se questa quantità qua è per definizione maggiore di 1. Ricordiamo che il limite per n tendente all'infinito di un a alla n di un esponenziale vale sicuramente più infinito se a è maggiore di 1, vale 1 se a è uguale a 1, ma vale, attenzione, 0 quando a è compreso tra 0 e 1, con 0 incluso. Di conseguenza, visto che parliamo di tendenza infinito, questo esponenziale qui sicuramente andrà a uccidere, diciamo, andrà a essere superiore, sovrastare l'n alla x, che ricordiamo vedere è un n alla alfa nella gerarchia, nella nota gerarchia degli infiniti. Quindi il nostro esponenziale sarà superiore a questo, quindi questo sarà trascurabile solamente se però la nostra base modulo di x mezzi è maggiore di 1. Quindi a con n diventa 1 fratto modulo di x o 2, quindi un 2 fratto modulo di x, ribaltando l'x con 2 visto che c'è 1 sopra, solamente se modulo di x mezzi è strettamente maggiore di 1. Viceversa, sarà un 1 fratto n alla x, dove n alla x in questo caso sarà un infinito di ordine superiore rispetto al modulo di x mezzi alla 8n, se effettivamente quel modulo di x mezzi sarà compreso tra 0 e 1, come abbiamo detto nel caso, come abbiamo detto effettivamente nel caso precedente. Tra l'altro, il caso di uguaglianza ad 1, in questo caso modulo di x mezzi uguale ad 1 ci porterebbe effettivamente ad un trascurare anche in quel caso, quindi possiamo metterci anche minore o uguale, visto che quando modulo di x mezzi è uguale a 1, che vuol dire modulo di x uguale 2, quindi x uguale 2, significa in quel caso che rimane sempre trascurabile il modulo di x mezzi da 8n e rimane l'infinito superiore, che è sempre n alla x, quando x è uguale a 2, avrebbe un n quadro, quindi rimarrebbe n alla x. Quindi, fatto questo, andiamo a vedere che significa in termini di x questo qui. Quindi 1, 2, questo evidentemente è alla 8n, non l'ho scritto, perché naturalmente 8n rimane, ma modulo di x mezzi alla 8n con 1 sopra può essere portato sopra, scritto come quindi modulo di x mezzi alla meno 8n, o anche 1, 2 fratto modulo di x alla 8n, tenendo positivo quel termine 8n. Modulo di x mezzi è maggiore di 1 quando modulo di x è maggiore di 2, che sappiamo significa, per la teoria della disequazione sui moduli, x maggiore di 2 o x minore di meno 2. No? Così come il modulo di x mezzi è compreso fra 0 e 1, naturalmente la disequazione di sinistra è chiaramente sempre verificata. Per quanto riguarda la disequazione di destra, avrebbe modulo di x minore o uguale di 1, che vuol dire x compreso proprio fra meno 2 e 2. Bene, e a questo punto possiamo andare a considerare le due diverse serie numeriche. Quindi abbiamo somme per n che va da 1 all'infinito, questo naturalmente lo stiamo considerando nell'intervallo 2 più infinito o meno infinito meno 2, di 2 sul modulo di x, solo x è il modulo naturalmente, tutto
tutto quanto all'ottava, possiamo scrivere tutto quanto all'n per il quale possiamo applicare poi il criterio della radice o naturalmente il fatto che questa è una serie geometrica di ragione 2 all'ottava fratto un modulo di x all'ottava, quindi un 2 all'ottavo su x all'ottava che converge solamente se questa quantità è strettamente minore di 1, che significa eliminando l'esponente 8, significa che 2 su x il modulo deve essere minore di 1 per il criterio della radice, per esempio, o per il fatto per la teoria sulla serie geometrica, vuol dire che il modulo di x deve essere maggiore di 2. E quindi essenzialmente ritorniamo di nuovo alla condizione precedente. E quindi possiamo dire che la serie converge sicuramente quando x è maggiore di 2 o x minore di meno 2. Poi naturalmente andiamo a fare un bilancio totale quando abbiamo anche parlato di 1 su n della x. Andiamo a vedere quest'altra appunto per l'appunto. 1 su n della x, naturalmente per la condizione necessaria per essa vale solo se x è positivo, e siamo nel termine, siamo nel, tra l'altro nell'intervallo di x maggiore di 0, perché siamo nell'intervallo meno 2, 2. Questa qua convergerà applicando il criterio del confronto asintotico solamente se x è maggiore di 1, visto che questa è una serie armonica generalizzata con l'esponente di n che deve essere maggiore di 1. Eccolo qua, x maggiore di 1, che come vedete si trova proprio nell'intervallo meno 2, 2. Quindi abbiamo in sostanza l'intervallo meno 2, 2 che riguarda 1 su n alla x, lo scriviamo qua, e all'interno del quale abbiamo una convergenza quando x è maggiore di 1 e una divergenza invece quando x è minore, quindi x appartiene all'intervallo meno 2, 1, abbiamo una divergenza, una convergenza quando x appartiene all'intervallo 1, 2. Viceversa, abbiamo meno 2, 2, abbiamo qui e qui verificati, eccoli qua, i due intervalli di convergenza verificati con alfa minore di meno 2 e alfa maggiore di 2. La serie che ci interessa è 2 su modulo di x alla 8n e 2 su modulo di x alla 8n, che in entrambi i casi diremo, abbiamo visto che converge quando proprio converge in questi intervalli. Per cui, visto che ci abbiamo trovato, abbiamo visto che c'è una convergenza da 1 a 2 e tanto più da 2 più infinito. Possiamo dire che da 1 a più infinito, ecco qui, c'è la convergenza totale, la convergenza della nostra serie, e c'è anche la convergenza da meno infinito a meno 2, visto che dire che converge per x minore di meno 2 e x maggiore di 2, non è proprio esatto, visto che c'è anche una convergenza quando x è maggiore di 1. Visto che x maggiore di 1 sta prima rispetto a x maggiore di 2, possiamo indefinitivamente dire che la nostra serie numerica, avendo applicato il criterio della radice e il criterio del confronto asintotico converge se x è maggiore di 1, diverge se x è minore di meno 2. Naturalmente fra meno 2 e 1 abbiamo invece converge naturalmente, eh? Quindi converge in questi due casi, diverge fra invece meno 2 e 1. Vediamone ancora un'altra, vedete, in questi casi si tratta solamente di fare un bilancio sempre degli infiniti di ordine superiore o no. Vediamo ancora un altro interessante, che è questo, somma tra n uguale 1 all'infinito di n alla 2 alfa più 8, tutto diviso n alla settima più n elevato alla alfa meno 1, tutto per n. Nuovamente ci troviamo di fronte a questo tipo di serie, scriviamolo un pochino più grande, questo non si capisce, n alla 2 alfa più 8 fratto n alla settima più è elevato alla alfa meno 1 per n, dove alfa meno 1 per n è l'esponente di e. Anche in questo caso ci troviamo di fronte, senza dubbio, qualsiasi sia alfa, a una serie a termini positivi. Vista la presenza dell'esponenziale, che anche se alfa meno 1 è 0 o alfa meno 1 è negativo, se ne va comunque a 0, altrimenti è infinito ed è sicuramente sovrastante rispetto a n alla settima. Qualora non ci sia questo, rimane n alla 2 alfa più 8 fratto n alla settima, che sicuramente comunque per n maggiore o uguale di 1 è una serie, risulta essere una serie a termini sicuramente positivi. Cominciamo a dire che se
Se appunto mi metto alfa maggiore di 1, cioè se questa esponente qui, se questa quantità è positiva, alfa meno 1 è positivo, quindi alfa maggiore di 1, viene un esponenziale di tipo e alla n, alla 2n, alla 3n, che sicuramente al denominatore va preso in considerazione e va preso, quindi trascurato il termine n alla alfa n alla settima. Quindi vuol dire che per alfa maggiore di 1 il rapporto n alla 2 alfa più 8 diviso n alla settima più e alla alfa meno 1 per n diventa circa pari, quando n tende all'infinito, a n alla 2 alfa più 8, che sicuramente rimane sopra, fratto il solo e all'alfa meno 1 per n. Visto che un esponenziale, visto che ricordiamo la gerarchia degli infiniti, a alla n è molto maggiore di n all'alfa, e quelli qua, i due infiniti, sicuramente differenti dal punto di vista del loro peso. Qui abbiamo quindi una nostra classica serie geometrica, comunque abbiamo una serie per n tendere all'infinito per la quale possiamo applicare sicuramente il criterio della radice, andando a fare il limite per n che tende all'infinito di radice ennesima di un n alla 2 alfa più 8 fratto la radice ennesima di e all'alfa meno 1 tutto quanto alla n, perché e all'alfa meno 1 per n lo possiamo scrivere come e all'alfa meno 1 tutto quanto alla n, vedete se ne vanno. Tenete presente che la radice ennesima di un qualsiasi polinomio, allora 2 alfa più 8, può essere positivo, in quel caso è come se avessimo la radice ennesima di n quadro, l'abbiamo già fatto, fa sempre 1. Se 2 alfa più 8 è 0, viene la radice ennesima di 1, che fa sempre 1. Se 2 alfa più 8 è negativo, viene comunque un termine che se ne va a passare sotto e quindi non ci preoccupa, tende sempre a 1. Quindi tenderà sempre a 1 questa quantità di sopra, qualunque sia alfa. Questo qua abbiamo già visto tante volte che tende a 1. Quindi il risultato di questo limite è 1 fratto e alla alfa meno 1, visto che l'n con l'n dell'esponente con l'n della radice se ne sono andati, che per convergere, ricordiamo, deve essere strettamente minore di 1 per il criterio della radice, che significa ribaltando e alla alfa meno 1 maggiore di 1. Mettendo i logaritmi da una parte all'altra naturali, otteniamo che il logaritmo di e alfa meno 1 e alfa meno 1, logaritmo di 1 è 0, quindi vuol dire che alfa deve essere maggiore di 1 affinché la serie converga assolutamente. Naturalmente sempre per alfa maggiore di 1, che coincide proprio. Quindi abbiamo visto che la convergenza è assoluta sicuramente quando alfa è strettamente maggiore di 1. Molto semplice, abbiamo applicato il criterio della radice. A questo punto però supponiamo che alfa sia minore o uguale di 1. Se alfa è 1 viene un e alla 0 per n alla 0 1, quindi rimane n settimo più 1, che è sicuramente n settimo. Così come se alfa è minore di 1 è un termine nullo quello lì, e quindi rimane sempre sotto un n settimo. Quindi abbiamo che somme per n maggiore o uguale di 1 di alla n è circa pari, quando n tende all'infinito, a un n sempre la 2 alfa più 8 sopra, che rimane fratto un n settimo, che possiamo anche scrivere come somme per n che va da 1 all'infinito di 1 fratto n alla 7 meno 2 alfa meno 8, quindi 1 meno 2 alfa meno 1, che è appunto l'esponente di quell'n. Naturalmente questa è una serie che risulta essere infinitesima, cioè vale, ecco, soddisfatta la condizione necessaria quando meno 2 alfa meno 1 è positivo, perché servirebbe qua a quel punto un infinito, 1 su infinito farebbe 0, che vuol dire 2 alfa più 1 negativo, cioè alfa minore di meno un mezzo. Quindi per alfa minore di meno un mezzo possiamo andare avanti, e quindi va la condizione necessaria, c'è la possibilità che la nostra serie converga. Basta applicare a questa qua il criterio del conforto asintotico, e quindi paragonarla a una serie armonica che abbia però un meno 2 alfa meno 1, un esponente cioè maggiore di 1. A questo punto, portando dall'altra parte, viene un meno 2 alfa, come vedete, maggiore di 2, cioè alfa minore di meno 1. E quindi per alfa minore di meno 1, abbiamo sicuramente, quindi infatti abbiamo visto che qui c'è meno 1, qua c'è meno un mezzo, naturalmente la serie converge qui, perché per alfa minore di meno un mezzo la condizione necessaria vale, in particolare divergerà tra meno 1 e meno un mezzo, convergerà tra meno infinito e meno 1. Quindi, tra l'altro, teniamo presente che qui poi c'è 1, abbiamo trovato che quando alfa è maggiore di 1, la serie converge. E allora, avendo fatto questo grafico, che credo che sia chiaro, è anche molto, diciamo, interessante, perché si vede chiaramente la struttura della nostra convergenza, della nostra serie, possiamo dire in definitiva, andiamo a fare qua, vedendo questo grafico, che
Comunque ho preso alfa, appartenente vediamo che intervallo, meno infinito, ho scritto male, chiedo scusa, comunque ho preso alfa, appartenente all'intervallo, meno infinito che è sempre aperto, meno 1 chiaramente aperto, unito all'intervallo 1 più infinito, in questi intervalli la serie, diciamo, converge, dove abbiamo tra l'altro una convergenza assoluta qui. Diciamo una convergenza semplice, qui se vogliamo proprio essere diciamo pedanti e precisi, ecco. Viceversa, comunque preso alfa invece appartenente all'intervallo meno 1, 1, dove naturalmente sia meno 1 che 1 possono essere chiusi e inclusi, perché includendoli non converge la serie invece diverge a più infinito. Ecco che abbiamo visto quindi anche qua il comportamento di questa serie numerica. Vediamo ancora un'altra. Somme, sempre per n che va da 1 all'infinito, di 1 fratto ancora n alla alfa mezzi più il modulo di 2 meno alfa tutto quanto alla n. Stessa cosa come i precedenti esercizi, c'è da fare un discorso di gerarchia degli infiniti e di infiniti trascurabili e diciamo superiori rispetto agli altri. Abbiamo che parliamo naturalmente di una n alla alfa, eccolo qua, di un esponenziale, eccolo qua. Quindi comunque sia per n maggiore o uguale di 1 parliamo di una serie sicuramente a termini positivi. Andiamo a vedere che anche in questo caso se 2 meno alfa è maggiore di 1 e sappiamo che in quel caso a alla n è di tipo infinito, quindi che è superiore rispetto alla n alla alfa mezzi, che quindi va a essere trascurato, rimane un 2 meno alfa alla n, o 2 meno alfa maggiore di 1 significa che andiamo a risolvere questa disequazione con i valori assoluti, che ricordiamo è verificata quando 2 meno alfa è maggiore di 1 e 2 meno alfa è minore di meno 1. Andando a risolvere, come vedete, e cambiando i segni ad alfa, otteniamo un alfa compreso tra un alfa compreso fra 3 e 1, cioè un alfa sostanzialmente maggiore di 3, perché vedete che meno alfa è, viene un qua sopra un meno alfa maggiore di meno 1, quindi un alfa minore di 1, eccolo qua, e viceversa qui un meno alfa viene minore di meno 3, quindi un alfa maggiore di 3. Quindi per alfa maggiore di 3 e per alfa appartenente a intervallo meno infinito 1, abbiamo che sicuramente in questi intervalli, quindi comunque preso alfa maggiore di 3 ed alfa minore di 1, lo andiamo a scrivere, questo vincolo, questa condizione, la nostra serie somme per n, che abbiamo visto essere a termini positivi, maggiore o uguale di 1 di a con n, sarà per n che tende all'infinito, ed n va all'infinito, da 1 all'infinito, è circa pari a 1 su 2 meno alfa in modulo elevato alla n, che è una serie geometrica di ragione 1 su 2 meno alfa, 2 meno alfa in modulo, che converge solamente se 1 su modulo 2 meno alfa è strettamente minore di 1, quindi si ha la convergenza, in questo caso addirittura dire assoluta, convergenza assoluta. Se 1 su 2 meno alfa in modulo è minore di 1, che vuol dire modulo di 2 meno alfa strettamente maggiore di 1, che abbiamo già visto, quindi possiamo dire che c'è una convergenza assoluta, lo scriviamo qua, comunque preso alfa appartenente all'intervallo meno infinito 1 unione 3 più infinito. Lo andiamo quindi a scrivere lì. Viceversa, se 2 meno alfa è pari ad 1, che vuol dire 2 meno alfa, se 2 meno alfa è 1 o 2 meno alfa è minore di è compreso fra 0 e 1, quindi il numero frazionario è compreso fra 0 e 1, in questo caso l'esponenziale va ad essere trascurabile rispetto all'n all'alfa mezzi. Quindi in generale possiamo dire che quando alfa, cioè negli intervalli che sono contrari a meno infinito 1 e 3 più infinito, quindi comunque preso alfa appartenente all'intervallo 1, 3, con 1 e 3 chiarissimamente inclusi,
A questo punto abbiamo che la nostra somma per n che va da 1 all'infinito di A con n è circa pari, naturalmente quando n va all'infinito, a 1 fratto n alla alfa mezzi, che naturalmente per la quale è soddisfatta la condizione necessaria solamente se alfa mezzi è maggiore di 0, cioè se alfa è positivo, alfa positivo notiamo che è nell'intervallo 1,3, ma in particolare se applichiamo per essa il criterio del confronto asintotico o quello dell'infinitesimo, la stessa cosa, converge semplicemente questa volta solamente se l'esponente di n, cioè se alfa mezzi, è maggiore di 1, cioè se alfa sostanzialmente è maggiore di 2, che effettivamente vedete è compreso il 2 tra 1 e 3, e quindi in definitiva fra 1 e 2 vorrebbe dire che invece diverge. Quindi andiamo a fare la nostra il nostro solito bilancio grafico. Abbiamo naturalmente l'1 qui e il 3 qui, e poi c'è anche un 2 qui. Infinito più infinito. Abbiamo visto che da meno infinito a 1, da 3 a più infinito, abbiamo sicuramente naturalmente con 1 e 3 non inclusi, una convergenza assoluta della nostra serie, che poi è una serie con l'esponenziale. Viceversa, fra 1 e 2 abbiamo una divergenza più infinito, visto che tra 1 e 3 la serie converge solamente da 2 a più infinito, quindi da 2 a 3. Quindi ecco qua che abbiamo visto che c'è una convergenza semplice tra 2 e 3, una divergenza tra 1 e 2, mentre da meno infinito a 1 e da 3 più infinito abbiamo una convergenza assoluta. Quindi, ricapitolando, scrivendo quindi, abbiamo che serie converge assolutamente, comunque peso alfa appartenente all'intervallo meno infinito 1 unione 3 più infinito, converge semplicemente, comunque peso alfa appartenente all'intervallo 2 3, diverge a più infinito, comunque peso alfa appartenente all'intervallo 1, 2, dove 1 lo possiamo effettivamente includere. Ecco qua il nostro bilancio sulla convergenza della nostra serie. Bene, direi che possiamo fare l'ultimo esercizio di questo. Vediamo magari uno o altri due, vediamo questo. Somma per n valore 1 di coseno di n fratto radice di n, arc tangente di 1 fratto n. Questa volta non utilizziamo il parametro. Vedete che per la presenza del coseno di n ci troviamo di fronte, come ci è capitato un'altra volta, a una serie a termini di segno qualsiasi. Allora cosa possiamo? Come abbiamo fatto infatti nel caso precedente, andiamo a esaminare la serie dei valori assoluti, ovvero andiamo a vedere che stiamo esaminando, cioè, il valore assoluto di coseno di n su radice di n, arco tangente di 1 fratto n. Come al solito 1 su n, comunque preso n maggiore o uguale di 1, sappiamo essere compreso sicuramente fra 0 e 1 quando n è maggiore o uguale di 1, ciò dice naturalmente il testo. Allora vuol dire che mettiamo l'arco tangente di 0 minore dell'arco tangente di 1 su n minore dell'arco tangente di 1. Ricordiamo che l'arco tangente a 0 vuol dire qual è quell'angolo in cui la tangente vale 0, cioè 0. L'arco tangente di 1 vuol dire qual è quell'angolo in radianti in cui la tangente vale 1, cioè pi dei quarti. Quindi troviamo che la disuguaglianza che vale arco tangente di 1 su n è compresa naturalmente fra 0 e pi greco quarti. Il che significa che allora, se vale questo, il valore assoluto del coseno di n fratto la radice di n per l'arco tangente, ovviamente abbiamo moltiplicato l'arco tangente di 1 su n, il coseno di n sulla radice di n in modulo, sarà sicuramente uguale al solamente modulo del coseno di n fratto la radice di n, visto che la radice di n è già positivo, così come anche l'arco tangente che è compreso, abbiamo visto, tra 0 e pi greco quarti. Benissimo,
Quindi fare la serie dei moduli significa fare la serie del solo modulo di coseno di n fratto la decina n per la cosa tangente di 1 su n. Andiamo a vedere appunto, andiamo a fare nota, una precisazione, che la serie dei moduli che risulta essere positiva è a sua volta minore o uguale sicuramente, essendo il coseno di n in modulo compreso, lo scriviamo qui, tra 0 e 1, questo naturalmente lo sappiamo. Tra meno 1 e 1, ma in questo caso tra 0 e 1, abbiamo che la nostra successione, che è maggiore di 0 e anche minore o uguale, è proprio di 1 sulla radice di n, arc tangente di 1 su n. Abbiamo maggiorato la nostra successione in valore assoluto a 1 sulla radice di n, arc tangente di 1 su n. Se andiamo a farne il limite, per n che tende all'infinito, di 1 sulla radice di n, arco tangente di 1 su n, come vedete troveremo proprio che il limite è 0, in quanto l'arco tangente di 1 su infinito è 0, arco tangente di 0 è 0, 1 su infinito è 0, 0 per 0 viene 1 0, quindi vale la condizione necessaria, è verificata anch'essa. Benissimo, questo discorso preventivo va sempre fatto, ripeto, so che molti non sono avvezzi a farlo, ma va fatto per completezza di esercizio. Se vale la condizione necessaria, a questo punto possiamo applicare effettivamente il criterio, ad esempio, dell'infinitesimo, cioè possiamo andare, che ricordo essere come al solito un criterio di convergenza assoluta che consiste nel fare il limite del modulo del valore assoluto tra a con n e l'infinitesimo campione quando c'è n all'alfa. Ricordo che se alfa, se l'ordine di infinitesimo dovrà, sarà. Se l'ordine infinitesimo dovesse essere maggiore di 1, avremo la convergenza assoluta della nostra serie di partenza, della quale naturalmente abbiamo studiato la serie dei valori assoluti. Questo significa fare il limite per n che tende all'infinito del solo coseno di n fratto alla radice di n arc tangente di 1 fratto n tutto fratto 1 su n alla alfa. Ma come vediamo, visto che abbiamo già maggiorato questo sarà minore o uguale del limite per n che tende all'infinito di 1 sulla radice di n, l'abbiamo già visto prima, arco tangente di 1 su n, tutto fratto 1 su n alla alfa. Applicando a questo punto, lo sviluppo dell'arco tangente di 1 su n, che sappiamo essere per n che tende all'infinito, 1 su n è infinitesimo, quindi n può essere circa pari a 1 su n più o piccolo di 1 su n. 1 su n, ovviamente, moltiplicato a 1 sulla radice di n, che sta accanto, viene 1 fratto n elevato alla 1 più 1 mezzo, ovvero 2 mezzi più 1 mezzo, 1 su n alla 3 mezzi. Quindi questo non è altro che il limite di n di 1 fratto n alla 3 mezzi, per 1 su fratto 1 su n all'alfa, ribaltando n alla 3 mezzi, portando al denominatore n all'alfa al denominatore, in definitiva ci è venuto fuori il solito limite che andiamo a calcolare nel criterio dell'infinitesimo per n che tende all'infinito di n all'alfa meno 3 mezzi, che vale 1 solamente se alfa è maggiore, chiedo scusa, se alfa è uguale naturalmente a 3 mezzi. Essendo 3 mezzi un numero maggiore di 1, per il criterio di confronto, per il criterio, chiedo scusa, dell'infinitesimo, la nostra serie di partenza, che tra l'altro è a termini di segno qualsiasi, di conseguenza abbiamo fatto la serie di moduli, quindi sarebbe comunque stata una convergenza assoluta, converge assolutamente. Infine, vediamo ancora un altro esercizio. Somme di n per n con 1 più della radice quarta di x, tutto che è elevato alla radice quadrata di n quadro più seno di 1 fratto n. Ripeto, sommatoria per n maggiore o uguale di 1 di radice quarta di x che è elevato alla radice quadrata di radicando n quadro più seno di 1 su n. Per prima cosa vediamo che la serie ha senso per x uguale 0, in quanto verrebbe un radice quarta di 0 elevato chiaramente a n quadro più seno di n su 1, che quando n tende all'infinito è sicuramente 1, 0. Quindi per x uguale 0 sicuramente abbiamo sicuramente una serie convergente.
questo andava detto, naturalmente è chiaro dirlo, ma essendo la radice quadrata di x che è un a positivo sempre, abbiamo, ci troviamo di fronte a una serie di termini positivi, comunque preso n maggiore o uguale di 1, e di conseguenza andiamo a vedere cosa succede, andiamo a fare il limite per n che tende all'infinito della radice quarta di x tutto elevato alla radice di n quadro più seno di n, per vedere se è soddisfatta la condizione necessaria. Cosa significa fare? La radice quarta di x è il limite all'esponente per n tende all'infinito proprio della radice quadrata di n quadro più il seno di 1 su n. Andando a fare quel limite abbiamo il seno di 1 su infinito che è il seno di 0, 0, 0 più l'infinito quadro, l'infinito è un infinito quadro, la radice di infinito è un infinito. Quindi in sostanza possiamo dire che questa, che comunque è un esponenziale, come se fosse un a alla x, a alla n, chiedo scusa perché questo qua lo andiamo a vedere. Radice di n quadro più il seno di 1 su n è circa pari ad n, sarebbe circa pari al modulo di n, ma è uguale ad n, visto che n nelle serie va da 1 a più infinito, quindi parliamo di un n positivo, e quindi come se fosse un a, una radice quadrata di x elevato alla n, che quindi è un infinito. A questo punto, essendoci alla base questa radice quadrata di x, sarà uguale a 0, naturalmente se x è minore di 1. Ovvero la radice quadrata di x minore di 1, quindi x minore di 1 sarà uguale ad 1 se x è uguale a 1, viceversa sarà proprio uguale a più infinito se x è maggiore di 1, per la regola già detta prima sull'esponenziale. Quindi la condizione necessaria, vedete, vale solamente quando x è minore o uguale, soddisfatta per x minore di 1, perché per x minore di 1 l'esponente è 0, per x minore di 1 abbiamo che tutta questa, quando tende all'infinito, la nostra successione tende a 0, negli altri casi tende a 1 più infinito. Quindi la nostra condizione necessaria vale solo quando x è minore di 1, quindi dovremmo limitarci a considerare il caso di x minore di 1 e comprendere tra l'altro il caso di x uguale a 0, prima considerato. Quindi nell'intervallo x appartenente a meno infinito 1 andiamo a applicare il criterio di convergenza adatto. In questo caso converrebbe applicare, visto che abbiamo detto che per n tende all'infinito la radice quadrata di x è circa pari alla radice quadrata di x alla n, applichiamo il criterio della radice, che significa in sostanza, come vedete, visto che allora applichiamo, diciamo, un criterio di confronto asintotico, quindi diciamo che per n che tende all'infinito la nostra somme per n maggiore o uguale 1 di A con n possiamo dire che è circa pari alla radice quadrata, a somme per n maggiore o uguale 1 della radice quadrata di x tutto quanto elevato alla n, perché abbiamo visto che n quadro più seno di 1 su n tutta radice quando n va all'infinito è circa pari ad n, essendo trascurabile seno di 1 su n, n quadro con la radice se ne va. Quindi a questo punto sulla radice quadrata di x alla n possiamo applicare un criterio della radice asintotico, così come l'abbiamo chiamato, o semplicemente un criterio della radice, oppure considerare questa come una serie geometrica di ragione, la radice quadrata di x, che sappiamo convergere, quindi può essere considerata come una serie geometrica, e converge quando la radice quadrata di x è sicuramente minore di 1. Ovviamente non in modulo, perché la radice quadrata già fa sì che sia positivo quella radice quadrata di x. Quindi se la radice quadrata di x è minore di 1, quando effettivamente la x è minore di 1, elevando alla quarta da una parte e dall'altra. Quindi abbiamo visto che già era x minore di 1 il nostro, già era x minore di 1 il nostro intervallo. Allora possiamo dire che tutta questa serie numerica qua converge quando x è minore di 1, ma attenzione che evidentemente avendo quella radice quadrata di x naturalmente dietro lo 0, cioè da meno infinito a 0, non si considerano i valori, perché l'esponenziale vale più infinito quando x è compreso tra 0 e 1. Quindi più che x minore di 1 diremo che la serie converge, diremo assolutamente, perché il criterio della radice, quello della serie geometrica, ci dirà la convergenza assoluta. Comunque, preso x appartenente all'intervallo 0, 1, un 1 che naturalmente è aperto e 0 che è incluso, visto che abbiamo detto che per x uguale a 0 la serie converge. Benissimo. Anche questa lezione possiamo considerarla finita. Ci vediamo alla prossima per altre serie numeriche particolari e interessanti. Ciao a tutti e un saluto.